Tutti in Jeff e Elena. Dobbiamo tornare subito all'entrata. Comincio a preoccuparmi un po' di più ora. Là!
vuoi. Ora tocca a noi. Andiamocene da qui. Dobbiamo sbrigarci. Lustra la zona. Aprite il fuoco! Game over! Alzati e combatti!
È mio! Merda! Nate, allontanati da lui! Sì! Oh, merda. Dove sono finiti? Sapevo che sarebbe successo. Maledizione! Oh, shit!
Meglio muoversi. È ferito. Sto bene, vediamo. Ok, te la caverai. Ok, riesci ad alzarti? Penso. Ok, dai, no. Ti aiuto io. No, 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 lasciala. Tanto è andata. Ci siamo. Nate! Sta bene, vero capo? Ok, apri quella porta. Non ce la farà mai, dobbiamo lasciarlo. Cosa? No! Apri quella porta, ci farai ammazzare tutti! Ok, amico. Merda! Andiamo. Forza! Vai, Nate! Ti copro io! Oh. Ok, dobbiamo uscire da qui. Andiamo! Elena, sbarra la porta! Dai! Nate, non ce la facciamo. Vai! Prendi questo, bastardo! La via sembra libera. Aspetta! Hai chiuso! Tutto bene. Vedrai che ce la farai. Cerca di resistere. Santi nomi. Mettiti qua! All'inferno! Apri il cancello! In alto! Elena! Domani! Per le scale. Dai! Tutta questa fatica, neanche ci conoscessimo dall'asilo, eh? Oh, merda! Tranquilla, ce la facciamo. Ma lui no. Non vorrei... Non abbiamo scelta. Non posso. Forza, Jeff. Ok, ci hai provato, ma è inutile. Non può proseguire. Non possiamo lasciarlo morire. È praticamente già morto e lo saremo anche noi se non andiamo. Allora vai. Già, nessuno ti trattiene. Chloe. Sono entrati qui. Sono corsi. Cercavo solo di salvarti la pelle, idiota. Qua su! Chloe. Sono di qua. Che succede? Su per le scale. Mi dispiace. Gettate le armi. Non scherzo. Portatela fuori. È ferita.
Portatela al treno. Incredibile. Non sai proprio cavartela da solo, eh? Beh, allora siamo in due. Non direi. Così, questo piccoletto è Drake. Lo hai trasportato dal tempio fino a qui. Peccato. No! Ora, dimmi cosa hai trovato nel tempio. La risposta che stai cercando. Ok? So dov'è la pietra, ma non la troverai senza di me. Perciò, se vuoi che ti ci porti, dovrai lasciarla andare. Mia ombra, tu sei la giornalista che mi ha tallonato dall'inizio. Fossi in te pregherei che non stia bleffando. Perquisiscilo. Andiamo. Questo è geniale, amico. Ecco. Sembra che tu non abbia più merce di scambio, Mr. Drake. Tornare al campo base, prepararsi a partire. Tu vieni con me, tu. Pensa a loro. Nessun problema. Come puoi lavorare per quel mostro? Meglio che averlo come nemico. E così è finita, eh? Ora ci ammazzerai a sangue freddo. Sembra proprio di sì. In piedi! Ho detto in piedi! Corri! Fermati! Vai, vai! Figlio di puttana! Non andrai lontano! Ok? Già! Vai, vai, continua! Sono finissimi, Nate! Già! Attenzione! Elena, non fermarti! Via, via, via! Presto! Su, di qua! Nate! Che stai facendo? Forza! Elena, coraggio, salta! Presa! Dai! Di qua! A terra! Tutto bene? Sì, ma è stata meglio. E tu? Niente di rotto. Ok. Oddio. Li abbiamo persi. Non avrei dovuto coinvolgerti. Non è per te. Ho fatto tutto da sola. Voglio dire, cioè, e tutto il resto? Beh, li conoscevamo i rischi. Ok, allora, cosa facciamo adesso? Vado a cercarla. Ma certo, è ovvio. Va a cercarla. Flynn diceva qualcosa di un treno. Forse l'hanno portata allo snodo ferroviario, qui. Dovrebbe essere là, dopo la torre idrica. Nate, ci ha puntato una pistola. Lo so. Stava anche per premere il grilletto. Ma hanno fatto prima loro. È complicato. Sì, certo. Flynn sapeva che lei era con me. Se la Zarevich scopre che faceva il doppio gioco, sai cosa le farà? Sì, ho visto i suoi lavoretti. Allora sai anche che non ho molta scelta. L'onore dei ladri, eh? Qualcosa del genere. Spero che tu sappia quello che fai. Non ne ho la minima idea. Ah, certe cose non cambiano proprio mai.
Ok, andiamo. Cosa? Oh, no, 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 no. Tu non verrai con me. Nate, sta zitto, ok? Un treno ci aspetta.